Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi, come sempre, Antonella E Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti quanti. Un caloroso abbraccio a tutto il condominio di Radio Saiuz. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo, bentrovato. Sì, buon pomeriggio a voi, buonasera a voi tutti e naturalmente agli ascoltatori. E diamo il benvenuto all'ospite di questa sera, la nostra garanzia, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, come stai? Buonasera a tutti voi, bene, grazie Antonella, un caro saluto Ciao Aaron. a tutti gli ascoltatori, ciao Ugo, ciao a tutti quanti, Massimo e Moreno, Rosario Moreno ovviamente. Grazie. Allora, tra brevissimo entreremo in argomento con Aaron, andando naturalmente a sfogliare virtualmente il sito di antimafia2000.com, dove devo dire ci sono notizie molto interessanti come sempre. E se tu, Aaron, sei d'accordo, vorremmo partire dalle novità che ci sono circa l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Scarpinato ha fatto delle dichiarazioni molto importanti e magari dopo le approfondiamo naturalmente. E per il momento io passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al condominio di Radio Saiuz e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera, buonasera a tutti quanti. Allora, insomma, come ripeto in ogni trasmissione in diretta, ricordo che questa trasmissione va a reti unificate, quindi stiamo andando in onda anche su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz, il canale classico. Per le web TV siamo presenti questa sera sul canale YouTube, Facebook, sul canale Livestream e sul sito radiosites.it. Voglio ricordare a tutti gli amici che la chat è in funzione ed è in comune con tutti i siti delle web radio del network, quindi ovunque voi vi troviate potete scrivere che noi leggiamo, non vi preoccupate, poi al limite se sono domande le passeremo in onda. Bene Antonella, con questo è tutto. Ah no, una cosa soltanto, la trasmissione che è andata in onda alle 18:30 è già presente sia su Facebook che su YouTube, chi la volesse andare a rivedere. Vai Antonella. Grazie Rosario, giro subito la linea a Massimo per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Brevemente, dunque, spazio alle notizie. Entriamo subito con una news in primo piano che l'abbiamo data anche in tempo reale nell'edizione delle 19, scusate, delle 18:30 di spazio aperto, all'interno di spazio aperto. Dunque, Stati Uniti, attacco Siria, terribile, vedrete, queste le parole del Trump, il quale torna a condannare l'attacco chimico, definendolo terribile, di ieri in Siria, il peggiore da quando il conflitto nella nazione medio orientale è esploso oltre 6 anni fa. Lo ha detto il presidente USA dallo studio ovale della Casa Bianca, dove ha accolto il re di Giordania, Abdullah II. Lo condanno, è terribile, vedrete, ha detto Trump, e a chi gli ha chiesto come Washington intende agire nei confronti del regime del presidente siriano Assad, per gli USA responsabile dell'attacco. Dunque, non si sa cosa pensa di fare, speriamo bene, siamo sempre noi qui attenti a questi rumori di guerra, di disordine, per eventuali inneschi atomici, perché altrimenti sarebbero guai per tutti, probabilmente il mondo finirebbe, ecco, il mondo inteso come popolazione, non tanto come mondo fisico, fortunatamente. Andiamo avanti, poi c'è un'altra notizia che è arrivata poco dopo. Erdogan,
Assad assassino, il suo attacco, quindi più di 100 persone sono state uccise, tra queste 50 bambini. Assad assassino, come farai a sfuggire alle loro maledizioni? Così il presidente turco Erdogan attribuisce al presidente siriano la responsabilità del presunto attacco con armi chimiche su Idlib in Siria. Mondo che resti in silenzio davanti a tutto ciò, ha aggiunto Nazioni Unite che restate in silenzio, come farete a renderne conto? Così sempre questo Erdogan, ma poi abbiamo sentito cosa ha detto Trump. Erdogan dovrebbe pensare invece a tutti quei giornalisti che sono tenuti in galera, che sono stati appunto, che gli hanno praticamente tappato la bocca, poi parla tanto, dovrebbe farsi un ottimo esame di coscienza, il tipo prima di parlare e dire bugie alla luce del sole. Dunque, veniamo adesso all'Italia. Ruby Ter, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata dall'Avvocatura dello Stato ha presentato richiesta di costituzione come parte civile nel processo Ruby Ter, cominciato questa mattina a carico di Silvio Berlusconi. L'ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il reato contestato vede tra le persone offese anche la presidenza del Consiglio in rappresentanza del Ministero della Giustizia. Il processo è stato rinviato al 3 di luglio. Poi abbiamo un'altra triste notizia, ci proviene da Pavia. Un'altra ragazzina 14enne sarebbe stata punita perché non si adegua ai valori della famiglia musulmana a Pavia, riporta il caso la provincia pavese. Il Tribunale dei Minori di Milano ha tolto temporaneamente alla famiglia marocchina la ragazza per affidarla a una comunità. Sarebbe stata percossa e addirittura, pensate, frustata dai genitori e dal fratello perché, secondo i familiari, non voleva andare a scuola, rientrava tardi e si vestiva troppo all'occidentale. È stata lei a denunciarli dopo essere finita in ospedale con 31 giorni di prognosi. Interviene il legale della famiglia, il quale dice che la religione non c'entra e i genitori contestavano i comportamenti ribelli. Questi signori, visto che hanno tanto da dire contro il mondo occidentale, che se ne stiano a casa sua, primo, e secondo, ogni volta che li andiamo a interrogare con domande anche precise, sono sempre molto superficiali, fanno in poche parole i finti tonti, ormai li abbiamo capiti. Questo nel 2000 accade. Dunque alle 22:08 vi ricordo una cosa, per tutte le informazioni provenienti dalla Siria con riferimento a quell'attacco chimico che è stato fatto addosso a degli innocenti, ecco, per maggiori informazioni, approfondimenti, eccetera, eccetera, perché qui ci arrivano delle notizie che a noi non ci tornano più di tanto, ecco, vi rimandiamo a consultare la televisione online di Roma, diretta da Giulietto Chiesa, Pandora TV, al sito pandoratv.it. Tra l'altro, la nostra testata pianetaoggitv.net è in costante collegamento, cioè praticamente abbiamo creato un po' un filo diretto tramite Pandora TV con Russian Today RTSAT, l'emittente intercontinentale satellitare che appunto fa vedere un po' quello che è successo. È un po' un collegamento, ripeto, un collegamento diretto. Quindi maggiori informazioni pandoratv.it oppure pianetaoggitv.net per seguire la diretta Russian Today. Alle 22:09 è tutto per quanto riguarda le informazioni. Noi ci sentiamo la prossima settimana, salvo notizie urgenti, come era successo alla edizione di Spazio Aperto. Prego Antonella Intonò e Ugo Lombardi. Buon proseguimento. Grazie a Massimo Bonella e ci sentiamo in chiusura di trasmissione per ulteriori aggiornamenti.
Bene, torniamo nel nostro studio virtuale. Come vi anticipavamo in apertura, l'ospite di questa sera è Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Dunque, Aaron, partiamo subito con una notizia che a 34 anni di distanza sembra gettare una nuova luce sull'omicidio. Sull'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta. Dunque, Aaron, l'8 marzo, ultimo scorso, Roberto Scarpinato, il procuratore generale di Palermo, è stato ascoltato dai parlamentari della commissione antimafia, dove ha riferito degli importanti sviluppi rispetto alle indagini, a quello che è il quadro all'interno del quale va inserito l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ricordiamo, omicidio consumatosi dopo appena 100 giorni di insediamento a Palermo, dietro promessa dell'allora ministro Rognoni di poteri straordinari che poi di fatto non si sono mai realizzati, non si sono mai verificati. Scarpinato ha dichiarato che quello del generale Dalla Chiesa è stato un omicidio ordito non solo da poteri mafiosi, ma anche da poteri massonici. Sì, di fatto è più o meno questo diciamo, il contesto in cui sarebbe maturato comunque quell'omicidio. Questo è quello che avrebbe sostenuto, perché chiaramente diciamo che quell'audizione di Scarpinato è stata secretata, ovviamente. Quello che noi sappiamo sono, diciamo, delle indiscrezioni, chiamiamole così, giornalistiche, rispetto a quanto è stato riferito. Qualcosa si è saputo grazie anche a qualche membro della commissione antimafia che ha più o meno descritto quanto avvenuto, ma nello specifico, soprattutto nell'ambito di indagini che magari possono essere in corso o quant'altro, i contenuti sono stati per il momento segretati, appunto. In particolare, Scarpinato avrebbe dichiarato appunto che l'ordine di eliminare Dalla Chiesa era arrivato a Palermo da Roma dal deputato Francesco Cosentino, che viene descritto anche a più riprese, penso alla moglie di Roberto Calvi, Clara Canetti. Al tempo della commissione P2, che era diretta, presieduta da Tina Anselmi, aveva dichiarato proprio l'importanza di Francesco Cosentino, addirittura indicandolo come il secondo per importanza all'interno della P2. Il primo era Andreotti, il terzo Umberto Ortolani e il quarto Licio Gelli, quando invece nell'immaginario collettivo si pensa che Licio Gelli era il dominus di tutta quanta l'operazione Propaganda 2. Diciamo che inoltre, sempre in quella audizione, Scarpinato aveva anche proprio parlato dei progetti di attentati, possibili progetti di attentati nei confronti dei magistrati di Palermo. Quando si parla dei magistrati di Palermo si intende chiaramente, molto probabilmente appunto a quello nei confronti del PM Nino Di Matteo, per cui era un progetto di morte ordito da Matteo Messina Denaro, che appunto sembrano essere circoscritte alla mafia, ma anche riconducibili a entità superiori. Ricordiamo che nella lettera Matteo Messina Denaro, di fatto, che avrebbe mandato, di cui parla Vito Calatolo, si parla di soggetti che sono altri, sono gli stessi che avevano ucciso Borsellino, quindi una richiesta che viene da altri, da fuori, non è propria solamente di cosa nostra. E oltre a quello, io credo, presumo, che Scarpinato abbia parlato anche delle minacce da lui stesso subite. Ricordiamoci che nello stesso periodo, in quello stesso periodo in cui emersero quelle dichiarazioni di Calato nei confronti di Matteo, proprio Scarpinato era stato oggetto di intimidazioni pesanti con la consegna di una lettera proprio all'interno del suo ufficio, quindi all'interno dell'ufficio di procura, seguito qualche tempo dopo con una scritta sulla porta, la scritta a cura, quindi stai attento.
Il che fa pensare appunto di ambienti che non sono solamente propri di Cosa Nostra. È un po' difficile credere che qualcuno, qualche membro di Cosa Nostra sia potuto entrare fino dentro gli uffici del procuratore generale di Palermo. Oltre a questo, chiaramente è stato anche ricordato. Sono stati anche ricordati quei legami tra cosche di Cosa Nostra e tra quindi famiglie di Cosa Nostra e le logge massoniche. Dobbiamo ricordarci che proprio Stefano Bontade faceva parte di una loggia segreta che era articolazione in Sicilia di quella P2 di Licio Gelli. Ci sono poi anche altri elementi, ci sono indagini in corso al momento anche da parte della Procura di Reggio Calabria proprio sulla rete degli invisibili, diciamo quel terzo livello o quarto livello, non so nemmeno come definirlo, comunque quella rete di soggetti appartenenti alle famiglie mafiose calabresi ma anche siciliane, di cui facevano parte non tutti i membri di Cosa Nostra, ma solamente dei membri riservati, e al cui interno vi erano anche soggetti istituzionali, non solamente vi sarebbero stati soggetti istituzionali. Quindi, insomma, il quadro chiaramente è di un certo tipo per quanto riguarda l'omicidio dalla Chiesa. Come hai detto giustamente tu prima, Antonella, si tratta chiaramente di un omicidio, se vogliamo, un omicidio di Stato. Proprio in virtù delle modalità con cui è avvenuto, hai detto bene, 100 giorni a Palermo, 100 giorni in attesa di poteri straordinari mai assegnati, chissà cosa sarebbe potuto avvenire. Ci sono anche nelle inchieste, dalle carte, dalle inchieste emerge che quello è un omicidio di Stato su tutti, non solo il racconto che può essere stato quello di Rina che ha parlato delle modalità dell'omicidio nelle intercettazioni nel carcere di Milano insieme al compagno Doradari Alberto Lorusso, ma anche proprio penso che sia impossibile ricordare le dichiarazioni di non, 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 non di dimenticare, non ricordare le dichiarazioni di Giuseppe Guttadauro che era medico e capomandamento di Brancaccio. Praticamente quest'uomo intercettato mentre parlava con un altro medico vicino ai boss, Salvatore Aragona, parlava attentamente di un favore nell'omicidio alla Chiesa fatto a qualcuno. E proprio diceva, ma parlando dell'82, chi se ne frega, la parola chiaramente è più volgare, chi se ne importava di ammazzare dalla Chiesa. E Aragona proprio diceva perché dovevamo fare questo favore, noi dovevamo pagare delle cose e si parla di favori, proprio Guttadauro richiede a sua volta ancora a chi dovevamo fare questo favore. In quel luogo c'era anche, ci sono anche altre dichiarazioni. Per cui appunto sempre sul delitto Tullio Cannella racconta il fatto che nel momento in cui ci si lamenta del delitto addirittura si parlava mentre si trovava vicino a Pino Greco Scarpuzzetta, altro posto mafioso, si commentava tipo che questo omicidio dalla Chiesa non ci sarebbe, non ci voleva proprio perché che Ci vorranno minimo dieci 10 anni anni per per riprendere riprendere bene testa. la barca, sì. Di fatto sì. Quindi appunto ci sono degli elementi, poi dopo ci sono i documenti scomparsi, sono documenti scomparsi dalla cassaforte, quelli che non si trovano più dentro la borsa che è stata ritrovata anni e anni dopo all'interno sempre della Procura di Palermo, tutta una serie di elementi che ci fa capire come quell'omicidio, l'omicidio della Chiesa, è un omicidio sicuramente molto delicato e che non è solo qualcosa di riguardante, inerente, Cosa Nostra. Tutto questo è molto ben spiegato in un articolo precedente rispetto a quello di cui parliamo quest'oggi, pubblicato da Antimafia 2000, sempre il 3 settembre del 2016, proprio a firma tua,
e del direttore Giorgio Bongiovanni. Ma a proposito dei documenti scomparsi, Aaron, sia quelli trafugati dalla cassaforte, trafugati tra l'altro immediatamente dopo l'omicidio, e quella chiave, la chiave della cassaforte, il 4 settembre, ricordiamo che il generale Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre, il 4 settembre non si trovava, per poi ricomparire una settimana dopo, l'11 settembre, nel cassetto della scrivania di un segretario. Ovviamente la cassaforte era stata svuotata, la borsa ritrovata nel 2013 era svuotata, allora la domanda nasce spontanea, mi viene da dire, no? Quali documenti, quei documenti, cosa contenevano secondo te di così scabroso da dover essere trafugati a meno di 24 ore dopo dall'omicidio? È possibile che il generale Dalla Chiesa fosse già giunto a quelle stesse conclusioni che poi portarono il giudice Falcone a parlare di gioco grande? Ma a nostro avviso è possibile tutto questo. Ricordiamoci che proprio dalla Chiesa si era recato qualche tempo prima dal ministro, da Giulio Andreotti, dicendo: io andrò in Sicilia, non avrò riguardo per nessuno, neanche per quelli della sua corrente, quindi quegli uomini della Democrazia Cristiana che nel 1982. Ricordiamo che la Democrazia Cristiana era uno dei, cioè, di fatto deteneva il potere in Italia in pianta stabile, quindi dobbiamo contestualizzare anche quando vengono dette queste parole, queste frasi. Quindi aveva chiaramente capito che i membri della Democrazia Cristiana in Sicilia soprattutto erano vicini a, se non proprio appartenenti alla criminalità organizzata. Ricordiamoci che mafioso è stato l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, mafioso era Salvo Lima, europarlamentare e di fatto braccio destro di Giulio Andreotti in Sicilia. Mafiosi erano i cugini Salvo, Nino e Ignazio Salvo. Entrambi erano di fatto sono stati poi sia loro che Lima vengono uccisi, poi ricorderemo nel 1900 uno dei due, Nino era morto già di cause naturali, ma Ignazio prima Salvo Lima e poi Ignazio Salvo pagano lo scotto per aver tradito il patto con Cosa Nostra. Sono tra quei soggetti politici che vengono uccisi proprio per aver tradito il patto con Cosa Nostra. Aaron, in questo, diciamo, miscuglio di avvenimenti, io credo che l'ascoltatore, fra le domande che si ponga, sia anche questa, cioè una domanda che viene spontanea, perché il generale della Chiesa, l'eccellenza, una persona intelligentissima, preparata, quando ha accettato l'incarico di andare, secondo te, in Sicilia, terra di malavita, ha peccato di ingenuità o di presunzione, secondo te? No, no, io non credo che abbia avuto né ingenuità né presunzione. Lui la Sicilia la conosceva bene perché ci aveva già lavorato in passato, era stato addirittura, se ricordo bene, aveva prestato servizio a Corleone, tra l'altro. Quindi conosceva, diciamo, quel territorio. Io credo che abbia creduto che veramente lo Stato, lui, uomo di Stato vero, padre della patria vero, abbia veramente creduto che in quel momento, quando gli è stato chiesto di scendere in Sicilia, finalmente, così come era avvenuto per il terrorismo, finalmente lo Stato aveva deciso di fare quello che non aveva mai fatto fino a quel momento, ovvero sconfiggere o cercare di sconfiggere Cosa Nostra. Non credo che si sia immolato perché credeva, insomma, cioè credeva in quello che faceva. Quindi non era una, non ha, credo che non abbia peccato di ingenuità. Casomai, forse, se può esserci stato un momento, è forse quello in cui va a parlare davanti ad Andreotti. In quel momento lì, forse con quelle parole, può esserci stata la sua effettiva condanna a morte, perché magari
un soggetto come Andreotti potrebbe aver temuto comunque qualcosa. Ricordiamoci che la sentenza Andreotti riconosce che lo stesso Andreotti ha avuto contatti con i mafiosi fino al 1980, cioè è stato assolto perché il reato è prescritto, ma comunque le date sono quelle, più o meno. Adesso uno può dire che si fa dietrologia, però credo i che i fatti sono questi. Sì. Perché lui ha portato con sé la sua famiglia. Il generale andava in giro con la scorta costituita da, se non dico male, da un solo eroico tutore della legge. Che di me ricordo, perdonami Ugo perché non l'ho fatto prima, era Domenico Russo. Domenico Russo, che è stato naturalmente fatto fuori in questa vigliacca circostanza. Quindi andare in giro per un territorio che il generale conosceva benissimo, tutelato da una scorta esigua, seppur di una persona coraggiosissima, mi pongo dei dubbi, credo io mi sarei posto dei dubbi se tutto quello era sufficiente a frenare, perlomeno a deviare le iniziative di un'organizzazione fra le più potenti al mondo. Ma questo è un problema dello Stato, non del generale della Chiesa. È un problema dello Stato che non protegge, non è stato in grado di proteggere i suoi servitori più fedeli. Può valere questo concetto per dalla Chiesa, ma può valere per tanti altri. Finanche lo stesso Nino Di Matteo, ricordiamoci che fino al 2014-2015 non era stato dotato di bomb jammer, nonostante tutti quanti gli avvisi che c'erano stati nei suoi confronti. Ricordiamoci tutta quanta la trafila che è stata resa necessaria, ricordiamoci quello che è avvenuto per quanto riguarda Giovanni Falcone. In Sicilia godeva sì di una scorta, ma al tempo stesso a Roma girava molto meno scortato. Poi dopo Cosa Nostra ha voluto fare qualcosa di eclatante uccidendolo a Capaci, ma se avesse voluto poteva anche ucciderlo a Roma. Perché non è avvenuto questo? Non credo che sia stato un caso questo aspetto. Si è voluto fare a Palermo a Capaci per dare un certo tipo di segnale, di messaggio, però comunque la protezione nei confronti di questi uomini. Ricordiamoci anche Borsellino, quante volte la scorta aveva chiesto di rimuovere, di fare una rimozione delle macchine in via D'Amelio, in quell'imbuto maledetto assassino. Di fatto ciò non è mai avvenuto, nonostante le continue richieste. Quindi di chi è la colpa se poi dopo ci sono stati morti? Ma insomma, in queste circostanze credo che sia altrettanto ingenuo pensare che l'ufficialità di una scorta possa difendere un personaggio così importante. Naturalmente ci riferiamo anche al dottor Di Matteo. Io credo che in queste circostanze valga molto di più una scorta ufficiosa piuttosto che quella ufficiale, e loro lo sanno molto bene. Credo che l'ufficialità serva a mostrare la scorta, ma l'ufficiosità a proteggere il professionista, insomma. Credo ma questo Ugo, comprendo probabilmente quello che vuoi dire e posso essere anche d'accordo con te nel momento in cui magari possiamo dire che ha una scorta fisica comunque necessaria, e ricordiamoci che comunque che proprio Borsellino, Falcone e quant'altro, non è che loro volessero la scorta a tutti i costi, cioè comunque Borsellino si è trovato una schiera di ragazzi che è voluta andare da lui, ma loro non è che bramavano di morire assieme alla scorta, assolutamente no, anzi tutto il contrario, proprio preferivano magari che di essere colpiti magari quando erano da soli e non insieme ai loro ragazzi. Detto questo, sicuramente è più efficace se tutte queste persone vengono ammazzate in un momento preciso, ovvero quando vengono lasciate sole. In che senso? Mica perché sono scortati, ma lasciate sole perché le istituzioni non dicono mai una parola a loro favore. E questo è avvenuto con dalla Chiesa, che è stato lasciato senza poteri nonostante gli fosse stato promesso per 100 giorni. È avvenuto con Falcone e Borsellino, che prima di avere magari
l'appoggio per tutto quello che magari volevano, sono stati bistrattati dai loro stessi colleghi, sono stati bistrattati dalla politica. Ricordiamoci che per arrivare ad avere delle leggi speciali come quelle sul 41 bis, la legge sui pentiti che Giovanni Falcone stava portando avanti insieme a Claudio Martelli quando si trovava non più come procura di Palermo, alla procura di Palermo, ma in politica, o meglio faceva parte, era un funzionario quindi dello Stato, era diventato funzionario dello Stato, quelle leggi non vengono assolutamente approvate, quella legge delega non viene approvata quando Falcone è in vita, viene approvata quando Falcone è morto, anzi dirò di più, non viene approvata quando Falcone è morto, viene approvata quando Paolo Borsellino muore. Ci sono necessarie due stragi prima che lo Stato abbia la forza di andare contro a quella deriva stragista, andare contro a quello che stava accadendo. È stata messa con le spalle al muro. Quella è stata la prima reazione. Poi ci sono stati altri effetti che rientrano nell'ambito della trattativa Stato-mafia, che abbiamo visto come ci si è piegati in qualche maniera a quella stagione di bombe. Ed è purtroppo uno scenario che rischia di ripetersi proprio con Nino Di Matteo, perché giustamente come dicevi tu, l'isolamento non è dato soltanto dall'assenza di scorta, ma soprattutto un isolamento determinato dall'assenza dello Stato e di tutto quello che al magistrato che si occupa di certe inchieste, di certe indagini, non viene dato. Esempio ultimo. Nino Di Matteo, PM nominato alla Direzione Nazionale Antimafia, pare debba restare ancora per 6 mesi a Palermo su richiesta dello stesso Lovoi, Francesco Lovoi, il procuratore di Palermo. Sì, di fatto diciamo che vabbè, questa è una situazione, come dire, molto paradossale. Sì, è l'ennesimo paradosso che si verifica. Che è avvenuta a Palermo, che sta avvenendo a Palermo. Perché di fatto con questa scelta, con questa azione da parte del procuratore capo, Nino Di Matteo potrà continuare a lavorare per il processo trattativa, ma al tempo stesso anche a tutta quella serie di processi, oserei quasi definire processetti, ordinario, con tutto il rispetto per chi fa l'ordinario e processi ordinari, però è un paradosso che diciamo questi processi vadano a sovrastare indagini di un'importanza rilevantissima per la ricerca della verità su un periodo delicatissimo come quello del 92-93, come quello di altri casi su cui ancora non si ha la verità. Sinceramente è vero che tutto è importante, ma mi viene da dire, e poi soprattutto è assurdo che un magistrato come Nino Di Matteo si trovi a dover affrontare delle indagini di un certo tipo, con tutto quello che comporta poi anche dietro. Io ricordo qualche tempo fa l'assurdità di vedere il dottor Di Matteo con tutta quanta la sua scorta andare a Mondello a visionare un masso che era caduto, e quindi con tutti i rischi che poi ci sono di seguito nello spostare, ma anche proprio le difficoltà che poi si creano nello spostare una macchina così grande di persone e quant'altro, Di Matteo la luce aperta, che cioè, insomma sono delle cose un po' che mi sembrano paradossali. Secondo me l'inchiesta in questo momento madre che c'è a Palermo è proprio quella sulla trattativa Stato Mafia. Bisognerebbe fare di tutto per agevolare questo tipo di indagini. Evidentemente non si è di questo avviso. Certo, il procuratore capo può dire che rispetto che non ha tolto le indagini a Di Matteo, in questo modo cautelarsi se appunto qualcuno gli dirà che magari le intenzioni
potevano essere queste. Questa è la situazione. A me sembra molto simile a quella del passato. Che ha vissuto Giovanni Falcone. Quando il giudice Pizzillo chiedeva alla Corte d'Appello, Pizzillo chiedeva a Rocco Chinnici di riempire di processetti Giovanni Falcone. Sì. Ma infatti, Aaron, questo non appare come un ennesimo tentativo di indebolimento anche psicologico, voglio dire, perché un magistrato che è impegnato in un processo come quello trattativa Stato-mafia, non vogliamo qui fare una distinzione tra reati di serie A e reati di serie B, ci mancherebbe, la richiesta di giustizia è unanime e ogni richiesta va soddisfatta con uguale impegno, ma psicologicamente credo che per un magistrato come lui, che è stato chiaramente minacciato di morte da Cosa Nostra, che vive una condizione assurda oramai da anni, proprio perché è sotto scorta, proprio perché ogni suo passo deve essere programmato con cura, con attenzione, per le preoccupazioni della sua famiglia, probabilmente Di Matteo aveva finalmente tirato un sospiro di sollievo sapendo che poteva andare a Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia, e invece adesso si ritrova ad essere ancora per 6 mesi fermo a Palermo. Questo non è un ulteriore tentativo di indebolimento e di isolamento? L'isolamento sta nel fatto per cui viene nella modalità con cui è stata fatta questa cosa, e soprattutto nella lettera che è stata fatta all'interno della Procura di Palermo, dove si mettono anche in bocca parole che lo stesso dottor Di Matteo non ha detto. Io ero presente il giorno in cui ha rilasciato quelle dichiarazioni immediatamente dopo la nomina. Immediatamente dopo la nomina non c'era intenzione da parte di Di Matteo di screditare colleghi o parlare di diciamo indagini di serie A e indagini di serie B. Quindi credo che l'isolamento passa da questo, da quell'azione di quella mail interna che è stata fatta girare e che poi si è manifestato che si è manifestato appunto con la pubblicazione di quella lettera. Non mi risultano allo stato diciamo delle prese di distanze pubbliche da parte di altri colleghi. Non so se è stato fatto in privato, per carità, non posso assolutamente né giudicare né affermare il contrario, però per quanto riguarda chiaramente il pubblico non ci sono stati colleghi che hanno preso le distanze da quella lettera del procuratore capo. Per quanto riguarda invece il discorso che Di Matteo si ritrova ad essere a Palermo e non andare alla Procura Nazionale Antimafia, ci poteva essere un'altra via, quindi anche da questo punto di vista l'altra via era quella che lo stesso Di Matteo aveva paventato, ovvero l'applicazione, quindi significa andare a Roma alla Procura Nazionale Antimafia e continuare a fare il processo, a seguire il processo sulla trattativa che si tiene praticamente quasi tutte quante le settimane. Anche qui ci sono le carte a posto, paradossalmente, e le carte a posto sono nel fatto che, a parere del procuratore capo, così facendo, se ci fosse stata l'applicazione, si sarebbe dato, paradossalmente, alla sicurezza, per motivi di sicurezza, si sarebbe dato agli uomini, a chi vuole uccidere il dottor Di Matteo, a parere del procuratore capo, la possibilità di sapere quando e come, sapere gli spostamenti di Di Matteo da Roma a Palermo. Ma io credo sinceramente che gli spostamenti, questo mi sembra più un palliativo, perché fondamentalmente gli spostamenti di Matteo sono noti al momento in cui si sanno le date di udienza e sono pubbliche del processo stesso. Sì. A proposito del processo, Aaron, vorrei parlare un attimo con te dell'articolo a tua firma pubblicato il 2 aprile, quello che riguarda Ciampi e quell'estate del 93 tra bombe e possibili pressioni. Cioè, pare che ci siano stati degli incontri tra l'allora governatore di Banca Italia e
il noto presunto mafioso Rosario Spadaro sull'isola di San Martin. Cosa ci puoi dire riguardo? Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire un po' le cose, cioè, ovvero Rosario Spadaro è un soggetto che era attenzionato per essere stato vicino, o comunque si presumeva che era vicino a mafiosi, non è stato mai comunque condannato per alcun tipo di reato. A quel che mi risulta, dovrebbe essere anche incensurato, anche se è stato più volte arrestato e indagato. Detto questo, comunque un soggetto che era attenzionato al tempo dall'Alto Commissariato Antimafia, sono emerse nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia, in particolare in realtà in un articolo di giornale che aveva pubblicato La Verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, aveva pubblicato un appunto della DIA. Datato 5 agosto del 1993, in cui si dava atto che proprio uomini della DIA erano andati a recuperare negli uffici dell'Alto Commissariato questo fascicolo in cui si parlava che si parlava appunto di questi incontri presunti tra il capo dello Stato, o quantomeno si faceva riferimento a un incontro possibile tra il capo dello Stato e al tempo Governatore. chiaramente era governatore di Banca Italia, quindi Ciampi, e questo soggetto nell'isola delle Antille. Diciamo che la vicenda era stata chiarita negli anni successivi, perché queste intercettazioni dell'Alto Commissariato erano del 1989, vicenda presumibilmente chiarita, tanto che non ci sono stati sviluppi giudiziari, con anche il figlio di Ciampi che disse che in realtà non era lui, non era il padre, ma era lui che doveva incontrarsi con questo soggetto, e che al tempo stesso il governatore di cui si parlava altri non era che il governatore proprio delle isole delle Antille olandesi. E diciamo che è singolare, comunque, è sicuramente singolare Dottor Ciampi. il fatto che uomini della DIA in quell'estate del 1993 andarono a cercare queste carte. Quello che si domanda la Procura di Palermo chiaramente è perché andarono a cercare quelle carte, cosa c'era dietro, probabilmente, e soprattutto cosa c'è dietro anche a quelle indagini dell'Alto Commissariato. Il sospetto è che qualcuno abbia voluto mettere pressione in quell'estate proprio a Carlo Azeglio Ciampi, che in quell'estate era tra i più fervidi oppositori di fatto alla trattativa, di fatto all'alleggerimento del 41 bis. Proprio le sue agende ci raccontano che dopo un colloquio con il capo della DIA De Gennaro scriveva chiaramente di proseguire la linea della fermezza immediatamente dopo le stragi dei Georgofili. E al tempo stesso mi viene da dire, certo che a mettere pressioni, penso che sia certo, penso che sia così, non ho motivi di dubitare che a mettere pressioni non sia stato Gianni De Gennaro, proprio perché Gianni De Gennaro, o comunque gli uomini della DIA, proprio perché la DIA e De Gennaro il 10 di agosto del 1993 furono i primi a mettere nero su bianco un documento dove si parla di trattativa e dove questa viene, diciamo, inserita nel contesto di diciamo di un interesse per l'alleggerimento del regime carcerario che era il 41 bis, cosa che poi avviene nel novembre del 93 con col mancato rinnovo di oltre 300 o ben 334 o 41 bis da parte del ministro della giustizia Conso. Aaron, ci abbiamo non molto tempo, ma all'inizio della nostra trasmissione hai accennato a accordi fatti con il sistema della malavita, con la massoneria. Un argomento, diciamo, molto delicato, tenuto conto che chi appartiene a queste organizzazioni
tende a precisare che ci sono dei percorsi soprattutto spirituali che poi sono stati inquinati da quelli, diciamo, materiali, determinati dalla, diciamo così, da esterni, no? Da gente che è stata poi avvicinata all'organizzazione massonica. Ma una valutazione di questo tipo credo che abbia influenzato un giudizio dell'intera popolazione negativo su un sistema che continua a professare un percorso spirituale. È soltanto una parte di questa che ha partecipato inquinata alla organizzazione e quindi alla distruzione dei principi e dei valori che loro dicono essere i principali sostenitori delle loro iniziative, o è tutto il sistema, secondo te, che è inquinato? No, io non ho elementi per dire che tutta quanta la massoneria è inquinata. Ci sono pezzi come non possiamo dire che tutto lo Stato è inquinato. Ci sono pezzi deviati, o meglio, probabilmente siamo in presenza di una doppia massoneria come siamo in presenza di un doppio Stato. C'è uno Stato che lotta contro le mafie, contro la criminalità organizzata, che viene rappresentato da tantissimi uomini delle istituzioni, forze dell'ordine soprattutto, funzionari di polizia, carabinieri, magistrati, ma poi c'è un'altra parte che è sempre fatta di uomini delle istituzioni che con lo Stato con le criminalità organizzate fa affari, anzi le protegge, anzi organizza. Poi altre cose come sono state le stragi in passato, ma questo purtroppo è una linea che ha segnato tutta quanta la storia del nostro paese. Basta andarsi a rileggere un po' quello che è accaduto con le varie stragi d'Italia. Ci sono buchi neri che noi abbiamo su stragi come quella di Bologna, come quella di Portella della Ginestra, Piazza Fontana, l'Italicus, anche le stragi del 92 e del 93, dove abbiamo avuto con Borsellino un depistaggio clamoroso che io non esiterei a definire un depistaggio di Stato. Vogliamo credere che solamente Scarantino l'abbia portato avanti? Torno di nuovo alla massoneria. La massoneria ha avuto un suo ruolo in tutto questo. Ripeto, ci sono indagini in corso che dimostrano come ci sia una struttura parallela all'interno dell''ndrangheta, comunque che viene chiamata degli invisibili, al cui interno ci sono soggetti della politica, ci sono soggetti della finanza, ci sono criminali, ndranghetisti, ci sono altre persone comunque di potere. Non sono io che lo dico, la dottoressa Principato ci dice che c'è la preoccupazione concreta e si scopre anche da alcune intercettazioni ai familiari messi in denaro che sono state svelate dal personale di polizia giudiziaria che questi familiari che fanno parte di logge massoniche. A Castelvetrano di fatto il trapanese in generale c'è con un tasso di alfabetizzazione che è praticamente molto basso. Metà della giunta comunale è iscritta a logge massoniche. Addirittura la stessa Principato, che adesso è passata fino a ieri, di fatto si occupava della cattura, della ricerca di Matteo Messina Denaro, ha detto che Matteo Messina Denaro è protetto, ha una rete di protezione di logge massoniche, da parte delle logge massoniche anche. La contaminazione che c'è stata tra mafia e massoneria è una costante della nostra storia negli ultimi 40 anni, una sorta di sinergia che ha portato allo Stato a essere più debole in quelle che sono le sue funzioni, i suoi valori, le garanzie che poi deve andare a fornire. E di fatto le massonerie a cosa servono? Magari non tutte, per carità, io non metto in dubbio che magari ci può essere stata nel corso della storia o ci sia ancora oggi una massoneria che non commette nessun atto illecito o quant'altro, però comunque ci sono stati dei luoghi
delle logge massoniche, esempio su tutti la P2, in cui si creavano dei luoghi diciamo di compensazione, di commistione tra vari poteri, di dialogo, e così. Scambio. Di scambio anche. Questo purtroppo fa parte della storia del nostro paese. E la commissione Anselmi sulla loggia P2 lo ha dimostrato chiaramente che c'era questo. E oggi forse in realtà dovremmo arrivare a una revisione della legge Anselmi. È necessario questo, che affinché si arrivi a un divieto di affiliazione alle logge per tutti quanti quei militari, per le forze di polizia, le forze armate, certo. Che entro 3 mesi o della proclamazione i membri del Parlamento devono fare una dichiarazione sulla propria affiliazione a logge massoniche, e anche chiedere alle associazioni, quindi alle logge massoniche, che questi atti diventino pubblici. Allora, così, se avremo questo, probabilmente ci sarà quella trasparenza per cui ci possiamo fidare noi cittadini che quelle logge massoniche sono sane, sono portatrici sane e non portatrici di qualcos'altro. E non posso non ricordare che la Toscana, la regione Toscana, è una delle più proficue, è anche una delle regioni che fra le più antiche, dove sono sorte iniziative massoniche, logge massoniche, e questo diciamo così può indurre a pensare alcuni diciamo collegamenti, ma molto lontani, con alcune forme di politica non esattamente corrette, insomma. È soltanto così un percorso intuitivo che ci potrebbe portare a questo tipo di discorso. Credo che la caduta verso il basso del sistema sociale, credo che sia sotto gli occhi di tutti, che ha coinvolto il nostro paese, non coinvolga solo poche iniziative di poche logge o comunque di pochi accordi. Credo che rientri in un disegno ben più ampio, e credo che anche tu sia d'accordo su questo. Sì, no, assolutamente sì. Sono abbastanza d'accordo che in questo momento poi c'è anche una... il paese si trova in difficoltà anche da un punto di vista proprio della nostra società, tra l'altro. In questo momento poi è ancora più difficile. Proprio quello che stiamo vivendo, in cui siamo, mi viene da dire, anche alla terza legislatura da noi non votata, cioè siamo proprio in un momento di crisi economica, siamo in un momento molto molto complesso, insomma. Siamo in un momento di profonda crisi generale che coinvolge tutti gli ambiti della vita anche politica, certo, economica, certo. Finanziaria, certo, sì. Ma che tra potere economico, potere finanziario, potere mafioso, potere politico, potere industriale, ormai ci sia una certa commistione, questo lo diciamo da sempre, ne siamo oramai più che persuasi. Ma mi chiedo, viste le ultime notizie giunte, per esempio anche per quanto riguarda la realizzazione del gasdotto, il TAP, no? Quello che sfocia proprio qui sulle coste pugliesi, per la precisione in località San Foca, anche lì pare ci siano forse definirle infiltrazioni mafiose è un po' un eufemismo, pare che ci sia una grossa componente economica mafiosa. Allora, siamo arrivati al punto, Aaron, secondo te, che le grandi opere in questo paese non sono più realizzate per reale necessità del popolo, ma più che altro per soddisfare le necessità economiche e finanziarie di tutti questi poteri? Fagocitari. Ma guarda, adesso per quanto riguarda la questione del TAP non conosco totalmente la situazione. Però, detto questo, sono straconvinto che le grandi opere sono
assolutamente da attenzionare, opere come il TAP, opere come la Salerno-Reggio Calabria. C'è stata un'operazione giusto l'altro giorno che ha dimostrato come c'erano stati affari da parte delle cosche, con interessi da parte delle cosche. Ci sono state i grandi appalti per quanto riguarda l'Expo, ci sono stati è sempre un interesse altro. Anche per quanto riguarda il TAP bisogna stare molto attenti, perché comunque è un grande piano energetico a livello non solamente per quanto riguarda questo gasdotto che vogliono fare lì in Puglia, che tra l'altro è evidente che il progetto anche che c'è stato, io noto che c'è stata una correlazione con il caso della Xylella e questa insomma sì, e questa cosa dello sradicamento degli ulivi. Anche perché Aaron, scusami tanto se ti interrompo, ma avrebbe avuto più senso, come qualcheduno ha fatto notare, far arrivare il gasdotto in una zona già industrializzata come quella di Brindisi. Per chi non conoscesse la Puglia, diciamo che tra San Foca e Brindisi non c'è una distanza incolmabile, per cui non si trattava di apportare una modifica non concepibile al progetto. Per cui effettivamente la correlazione tra l'esplosione dell'infezione da Xylella e la realizzazione del TAP, insomma, la casualità in questo frangente non sembra essere determinante. C'è una chiara volontà, mi dispiace, ma io individuazione sì, insomma, della soluzione della Xylella, certo. Ma poi diciamo che comunque dobbiamo sempre ricordarci che gli interessi sul piano economico sono sempre stati fatti valere sopra anche alla testa delle persone e la salute delle persone. Questo è sempre avvenuto, sta a noi cercare di contrastare questa cosa. Una piccola risposta c'è stata anche con il referendum dello scorso dicembre. 4 dicembre, sì. Di fatto lì è stata data, è stato detto no anche alla volontà che avrebbe voluto il governo, cambiando una piccola postilla che toglieva l'autonomia alle regioni di scegliere se opporsi o meno a situazioni come può essere il TAP o situazioni come può essere lo stoccaggio del gas o affini. Cioè praticamente il governo voleva decidere lui, in base a quelle che sono le strategie nazionali, cosa fare e disfare nei territori dove ovviamente molti parlamentari che si trovano a Roma non vivono. Esattamente. Bene, sono le 22:58, noi siamo in chiusura di trasmissione. Naturalmente ti ringraziamo, Aaron, sempre per la tua disponibilità, ma soprattutto ti ringraziamo per il gran lavoro che fai. Ringraziamo te e tutta la redazione, naturalmente. Facciamo gli auguri alle neolaureate Francesca e Miriam. Abbiamo due nuove dottoresse nella redazione di Antimafia 2000. Speriamo di poterle avere prima o poi in trasmissione con noi. Puoi intercedere, Aaron? Ci proveremo, ci proveremo. Auguri. Fai tanti auguri da parte nostra alle nostre redattrici. Un caro abbraccio naturalmente a tutta la redazione. Grazie sempre per il lavoro enorme che fate, naturalmente. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, Aaron, a presto. Un caro abbraccio a tutti. Altrettanto, un buon abbraccio a tutti. Grazie, e passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Massimo. Sì, non ci sono aggiornamenti di rilievo, le notizie rimangono quelle in primo piano. Posso solamente darvi un flash di sport: Juve in finale per quanto riguarda la Coppa Italia. È tutto, a voi. Fantastico, adesso possiamo andare a dormire sereni, Massimo, dopo questa notizia. Possiamo andare a fare la nanna davvero sereni. Bene, io ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che ci hanno voluto seguire fino a questa tarda ora. Vi diamo appuntamento naturalmente sempre a mercoledì prossimo per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia alle 22 e per la nuova diretta di Spazio Aperto alle 18:30. Rosario Moreno, il nostro regista, vuoi ricordare agli ascoltatori quando va in onda la replica di Osservatorio Antimafia?
Ecco, pronto, ci siete? Toc toc. Sì, abbiamo beccato di nuovo, No, non eh? mi beccate mai. Perché devi sapere che va la replica in onda sia sulla web radio che la web TV, come Benissimo. osservatorio antimafia. Però c'è un problema che questa sera ho fermo tutto il database, perché Ah, stavo ecco, facendo degli quindi. aggiornamenti, sì. Questo problema sia della radio che della web TV. Anzi, no, della radio non credo di non averlo fermato ancora. Posso darvi quello della radio, il Benissimo. palinsesto. Quindi, Osservatorio antimafia va in onda la replica domenica alle ore 17, ecco, sulla web radio. Perfetto, bene. Sto E ristrutturando il database, quindi è un po'. Mi ha preso un po' complicato. in ca e poi stagna. Certo, ma io lo sapevo. Bene, con questo vi Ma però ti salutiamo, posso dire ascolta. che Spazio Aperto va in replica il martedì alle ore 14 e Ah. Osservatorio antimafia no, mercoledì alle ore 14, chiedo scusa, Bene, sulla web perfetto. TV. Ecco, no, si era Benissimo. proprio in questo Quindi momento, mercoledì non sente, domenica. no, domenica sulla web No, è radio, sulla questi web qua radio. invece sulla web TV. Web TV, benissimo. Ok, ci siamo? Perfetto. Perfetto. Bene, grazie, Rosario, Sono almeno poi ci. stato esauriente, ci hanno dato spiegazione, data risposta. Come sempre, Rosario, tu sei sempre puntualissimo e precisissimo. Grazie. Volevo Grazie a te ricordare una cosa sempre. soltanto, Antonella. Le due trasmissioni domani sera alle 20:30 con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, domani giovedì 6 aprile, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, con trasmissione che va in onda su Radio Piper. E che noi ripetiamo, e alle ore 22 con Social Evolution, questa trasmissione che conduce Luca Moreno, mio figlio, che insomma è un'intervista, diciamo, porta un po' a nudo quelli che sono gli operatori e diciamo, i costruttori di spazi su Facebook, insomma, sai, quelle pagine che hanno un certo successo. Così facciamo parlare, sappiamo, insomma, come fanno, insomma, Cosa persone accade a in casa. rete? Ecco, Certo, mi perfetto. stavo impappinando, mi hai salvato, grazie, buonasera. Prego. Grazie a te, Rosario, per averci come sempre supportato con la tua regia da quel di Treviso e grazie soprattutto agli ascoltatori che ci hanno seguito sino a quest'ora. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.